Good afternoon, everybody. Buon pomeriggio a tutti, vorrei scusarmi per il ritardo nel mio arrivo, purtroppo è stata causata dal pessimo tempo di Londra. Sappiamo che è dovuto anche al riscaldamento dell'Artico, che è dato, causato dai cambiamenti climatici antropogenici, e spesso ci ricordiamo di quello che ha detto William Blake, un poeta del 1800. L'uomo è un errore della natura. Quindi cerchiamo ora di vedere le azioni per modificare. Dopo di me parlerà anche Mr. Zakos, e di cui parleremo quindi di questioni genetiche. Io parlerò della storia evoluzionistica, mentre lui parlerà delle origini della filo geografica e del cervo sardo corsico. Quindi siamo qua e spero che troviate questa presentazione interessante. Forse non riuscirete a vedere i dettagli, non è importante, è la più recente. Il più recente degli alberi mitocondriali del DNA, sia della sica che del cervo, e quello che volevo fare con questa diapositiva è che quest'albero si sta riducendo via via sempre di più in quattro specie dell'Europa, quindi il gruppo canadensis, scusate, delle alci del Nord America, e del quello nippon, che è la sica, che è sempre stata considerata una buona specie che viene fuori in maniera coerente come gruppo, come parte degli altri gruppi, ma da quello che abbiamo visto dagli ultimi dati genetici appartiene più vicino al gruppo canadensis. E poi abbiamo l'Anglu, dove abbiamo anche quelli del Kashmir, dell'Asia centrale, che sono in pericolo, e l'Elephus. Diverse tassonomie di queste tassonomie che abbracciano tutto, diciamo, un estremo e le 12 specie dell'altro estremo, ma credo che adesso il consenso dica che questa è la classificazione presa in considerazione anche nella lista rossa, e ci sono quindi delle divisioni genetiche, come vediamo, in maniera coerente, e questo ci permette di essere coerenti per cercare di mantenere il nippon come specie. Quindi che cosa è nuovo rispetto a questa tassonomia è che l'Anglu, per questioni di coerenza in questa organizzazione, è stata promossa allo stato di specie. La genetica e la morfologia, che è quello di cui mi occupo, di questi animali, suggerisce che il gruppo centroasiatico è il più primitivo, e quella regione dovrebbe essere l'origine centrale, come vi mostro in questa bella mappa della mia collega italiana di qualche anno fa. E questo punto di origine, in base alla genetica dei registri genetici, è di circa 1.400.000 anni fa, e i primi fossili che abbiamo del cervo a livello europeo sono vecchi di 900.000 anni, e per quanto riguarda la morfologia dei palchi e delle ossa è molto simile al cervo del Kashmir, come vedete. Questo è quello di cui mi occupo. Questa popolazione di questo gruppo molto remoto mostrano dei palchi di un certo tipo, come potete vedere qui, e sono delle reminiscenze del gruppo della Centroasia, che suggeriscono appunto un livello più primitivo. E poi abbiamo questi più recenti, qui per esempio di circa 400.000 anni fa abbiamo
i palchi della classica specie europea, ma vediamo anche contemporaneamente quelle del tipo wapiti dell'America del Nord e della Siberia. Queste sono dei palchi fossili che ho fotografato in Cina, nel museo di Pechino. Più di recente uno studente di dottorato e un mio collega hanno pubblicato una nuova geografia del cervo, e qui abbiamo la storia della distribuzione del cervo, la distribuzione dei vari gruppi fitogeografici. E va dai 400.000 anni fa a... Questi sono quattro mappe, questi sono 30.000 anni, 15, da 15 a 30.000 anni, 15.000 anni, e l'ultima da 0,3 a 7.000 anni prima del tempo. Vedete le distribuzioni dei colori, il rosso è la distribuzione più recente, più frammentata in Europa. Questo è il gruppo di Hanglu, e l'altro è la distribuzione canadese nipponica, e abbiamo chiaramente la base del DNA per vedere anche per cercare di rilevare gli attributi dai palchi, in modo da attribuirli appunto alle specie. Vediamo la divisione in questi gruppi principali che abbiamo oggi, come potete vedere con i diversi colori rappresentati nella mappa. È coerente in generale con la distribuzione dei 50.000 anni fa. Quindi riusciamo a risalire alle distribuzioni attuali fino a 50.000 anni fa, quindi 50.000 anni fa, quando c'era blu, c'è blu anche adesso, e così via. Ma quello che è interessante è che nella sovrapposizione di questa distribuzione ci sono anche degli spostamenti in relazione, dei cambiamenti correlati ai cambiamenti climatici, e questo viene visto per esempio da queste linee estese. Quindi nel mezzo dell'ultima età glaciale vediamo che il cervo canadensis si è esteso dalla distribuzione attuale fino a qua, non solo dagli Urali, ma un gruppo polacco ha trovato anche dei resti in Crimea e addirittura in Romania, e quindi lo mettiamo in relazione a cambi climatici in direzione di un clima più continentale dopo l'ultima glaciazione, e quindi forse sono quindi arrivati in contatto con zone ibride con le specie europee. Attualmente abbiamo poche aree ibride, ma nonostante questo, la storia generale è che questi gruppi sono rimasti piuttosto coerenti e consistenti fino alla data attuale. Quello che abbiamo imparato dai fossili, e soprattutto quelli europei, è che questa è una delle specie più flessibili tra gli angulati. Ho studiato le presenze di ungulati nel Pleistocene, e ne avevamo più specie in passato rispetto a oggi, e molti sono specialistiche e sono più comuni in climi più temperati, mentre altre, come le renne, si sviluppano appunto nel freddo. Quindi sono delle specie molto flessibili, le troviamo in vari tipi di ambienti nel Pleistocene. E circa 20.000 anni fa
è stato lì che si sono un po' ridotte queste aree e si sono concentrate più nel Mediterraneo. Questo è interessante perché tutti i fossili che abbiamo ci offrono quindi un percorso temporale, ma anche ci danno, diciamo, un'immagine molto complessa di quello che avveniva appunto in passato rispetto alla situazione attuale, che è molto influenzata dalla presenza umana. La seconda parte della mia presentazione mostrerà degli esempi delle tipi di cervo isolano che ho studiato con i miei colleghi, quindi vorrei dare alcuni altri esempi di quello che è successo ai cervi quando sono arrivati nelle isole. Il primo esempio è quello del Jersey, che è una piccola isola al largo della Francia settentrionale. Sono stati trovati. È stata trovata una cava con delle ossa di cervo. Io riesco a riconoscere la specie in base all'osso. Morfologicamente sono dei cervi rossi, come potete vedere. Abbiamo un maschio e una femmina ed è qualcosa che si trova a metà tra Caprelis e Dama, ma in una forma nana, una forma sì, una forma nana. Abbiamo anche dei palchi che sono molto semplici ed è tipico di questa specie, e in basso vedete la stima delle dimensioni dell'animale rispetto al cervo che abbiamo in Francia, in Inghilterra o in Europa in generale dopo l'ultima glaciazione. Quindi abbiamo una specie di nanismo isolano, e se c'è una popolazione di mammiferi, ci sono tre in un'isola, ci sono tre modi per arrivare, e che ovviamente si trovavano già lì. Quello che prima era un'isola faceva poi prima parte del continente, quindi le popolazioni di mammiferi forse si trovavano in quell'area del territorio, e una volta che aumenta il livello del mare la popolazione si trova tagliata fuori, allontanata dal continente, oppure appunto si arriva a un'isola a nuoto, oppure si viene trasportati su un'isola. Nel caso di Jersey abbiamo scoperto che abbiamo una storia delle maree, e quest'isola era unita alla Francia e poi veniva isolata di nuovo, quindi perché il livello del mare saliva e scendeva in base alle glaciazioni, e c'è un punto che si chiama La Côte nel Jersey, e in questo sito, che è di circa 150.000 anni fa, questi cervi quindi, e sappiamo che Jersey, scusate, aveva delle colline, quindi qui, quindi quando 25.000 anni fa il mare è salito di nuovo, Jersey era prima una penisola e poi è stata scollegata. Sappiamo, come vi ho detto, abbastanza della storia del livello del mare. E quello che possiamo dire è che questo è un esempio. C'era un cervo che si trovava su quest'isola che è rimasta isolata circa 6.000 anni fa. E questa è la risoluzione, diciamo il limite dei fossili. E non appena il Jersey si è unita di nuovo, non vediamo più il cervo nano. Forse le specie continentali della penisola l'hanno fatto estinguere o insomma. Ci sono diversi esempi di specie endemiche dall'ultima glaciazione, e il grado di endemicità dipende dall'isolamento dell'isola, quindi Creta per esempio, che è stata un'isola
per almeno 7 milioni di anni, perché il mare è troppo profondo per essere riunito dal Pleistocene, è stata colonizzata da animali che nuotavano, per esempio. E c'era una specie di cervi molto piuttosto unici che arrivavano forse dalle specie continentali. Questi sono i generi di cervo che abbiamo nella fase dal primo all'ultimo Pleistocene. E vedete come sono distribuiti in tutta l'area. In questo modo vi mostro le specie candidate ad essere gli antenati, diciamo. Quindi abbiamo quella siciliana che deriva chiaramente dalla specie Dama continentale, e nel tardo Pleistocene vediamo il cervo rosso che hanno coesistito. Parlerò di Malta tra poco. Abbiamo delle derivazioni, delle forme endemiche derivative, e parlerò anche degli occupanti originari della Corsica della Sardegna, e quindi parlerò degli abitanti attuali. Un mio collega ha studiato una incredibile collezione di fossili dell'ultima glaciazione, fossili provenienti da Malta, dalla grotta di Gar Dalam. Vediamo che hanno tutta una serie di dimensioni, vedete. Morfologicamente hanno l'aspetto del cervo, delle ossa del cervo rosso. E la Sicilia e Malta sono casi interessanti per la colonizzazione, per la doppia situazione dove la Sicilia si è staccata dalla terra, dal continente, e Malta probabilmente dalla Sicilia. Questo è uno dei grafici molto belli fatti dal mio studente, non so se riuscite a vederlo, ma il verde, ecco, il viola e il rosa sono tre taxa, tre tipi morfologici che abbiamo trovato in questa raccolta maltese, e tutte hanno la morfologia del cervo rosso, ma le variazioni sono uguali a quelle che si trovano in una popolazione moderna, perché non è possibile che tutto questo sia un'unica specie, perché ci sono troppe variazioni. Non può essere un dimorfismo. Quindi questo è affascinante, perché abbiamo una situazione in cui apparentemente tre taxa derivative, dove si trovano tre taxa, e questi rossi sono fossili della penisola italiana che mostrano un cervo di dimensioni normali, mentre in Sicilia i punti rosa sono equivalenti a quelli più grandi di Malta. Quindi possiamo prevedere che questa forma italiana è diventata un po' nana in Sicilia e così via, poi per arrivare a Malta. Ed è una storia molto interessante. La maggior parte dei palchi hanno una forma molto tipica del cervo rosso, con una ramificazione in basso, e sono quelle che ci si aspetta da un cervo con dimensioni corporee ridotte, ma ci sono probabilmente migliaia di basi dei palchi. Questo è quello che solitamente si trovano nei depositi dei fossili, dove le cose si rompono poi alla fine. Vedete? E sappiamo che i palchi sono molto vari, ma c'è una grande proporzione di strani palchi, e queste tre specie derivano dal cervo rosso. E c'è una teoria nella genetica dell'evoluzione, per cui l'evoluzione molto rapida di una zona porta a una grande varietà genetica, e quindi ci sono, appunto, c'è una grande varietà anche delle strutture dei palchi. Forse qualche genetista potrebbe commentare questa idea, ma è affascinante vedere, appunto, le grandi differenze che ci sono, e derivano invece tutte da cervi rossi. Abbiamo altre due diapositive, un paio di diapositive. Stiamo parlando della Corsicana, dell'abitante moderno.
ma vorrei parlare del predecessore, perché per gli ultimi 800.000 anni, quindi fino ad alcuni migliaia di anni fa, c'era una specie apparentemente molto di successo, molto forte in queste isole, che era che poi si è estinta, ed era il Premegasero Kaziotti, che era correlato ai grandi cervi. E questa versione, questo Kaziotti, proviene dal Premegasero del continentale. E come potete vedere, questa mappa mostra le località dove sono stati trovati i fossili. Sembra un abitante di ambienti misti, di un ambiente di tipo savana, con cespugli sparsi, in base a datazioni recenti, col carbonio 14, hanno solo circa 7500 anni, che può essere quindi collegato con l'arrivo delle genti neolitiche in quel tempo, ma spero che ci sia qualcuno che sa di più sulla preistoria sarda rispetto a me. Quindi dal mio punto di vista, vediamo l'attuale cervo è stato introdotto dagli abitanti da 3500 anni fa, e sembra quasi una sostituzione della vecchia specie che si è estinta, perché 7500 anni fa diciamo che è l'ultima traccia che abbiamo rilevato, ma questo non significa che si siano estinti 7500 anni fa. Quindi se le persone lo cacciassero, se gli abitanti lo cacciassero, oppure siano stati cambiamenti ambientali che hanno causato sua estinzione, questo non si sa, ma ecologicamente potremmo vederlo come una specie di sostituzione della specie endemica. Vorrei quindi concludere ringraziando gli organizzatori, Francesco e Sandro. Vorrei ringraziarli per avermi invitato a questa conferenza oggi. Grazie.